La cosa che mi piace di più di YouTube è andare a leggere poi qualche commento che lasciate sotto i miei video precedenti su cui costruire, no, nuovi contenuti. È proprio quello che accade oggi, perché dico così? Perché ieri sera forse ero un po' troppo arrabbiato, ero un po' troppo dentro la gara, lo potete vedere dalla live reaction che è palesemente sopra ai miei standard, ero veramente galvanizzato, ma è una situazione questa difficile, in cui veramente a vedere la Juve si sta male, e vincere in quel modo mi aveva fulminato, letteralmente fulminato il cervello. Quindi magari anche nel post partita ho usato dei termini o delle espressioni o sono stato un pochino rude, devo dire la verità, ma proprio perché ero ancora nel mood della partita. E qualcuno mi ha detto: guarda Luca, che secondo me c'è da analizzare un pochino quello che ha detto Allegri. Tra l'altro, lo stesso Allegri che solo qualche ora prima ci aveva detto che nel post partita a caldo anche lui si è dovuto sfogare perché è umano ed era impossibile mantenere la lucidità. Quindi Max, siamo due facce della stessa medaglia, ma penso che sia così un po' per tutti, no? Quel famoso Allegri, questi vogliono giocare nella Juve. Ma aggiungo anche Chiellini con l'Empoli che dice: siamo questi. È normale, se ami la Juventus, se vuoi bene la Juventus, è normale avere questi atteggiamenti a caldo. È normale dire cose che poi magari il giorno dopo vai a ponderare in maniera diversa. Ragazzi, c'è One Football da scaricare qui sotto nei commenti, qui sotto in descrizione, il link lo trovate. Iniziate ad avvicinarsi, eh? La Sampdoria, e lo so che sembra una partita normalissima, scontata, ma noi abbiamo capito che non lo è. E per approcciarla al meglio, mi viene al termine, scaricate OneFootball, il link è qui sotto. Perché dico questo? Perché qualcuno mi ha fatto notare, e ho visto che anche Davo ieri sera, intorno a mezzanotte, magari con un po' più di lucidità rispetto a me nell'immediato post partita, ha fatto un video in cui si diceva la stessa cosa che dicevano queste persone nei commenti. E cioè, sei sicuro, Luca, che Allegri non abbia detto quelle cose su Chiesa d'Elite per spronarli e che questa sia stata la risposta in campo dei giocatori alle parole dell'allenatore? Oppalala, bella analisi, ma alla quale non posso dare una risposta. Mi spiego meglio: io non posso sapere perché Allegri ha detto certe cose, se davvero per spronarli o se invece perché in quel momento non li vedeva pronti per essere titolari in Juventus Milan. Per come ragiono io, se un giocatore mi serve a livello tecnico-tattico ed è indispensabile perché è veramente forte e sta bene, perché se non sta bene è un altro discorso, ma sta bene, va in campo, non faccio tanta dietrologia, ma io non sono un allenatore, eh. Io sono un tifoso come tanti altri, come tutti voi. Quindi, per il mio modo di ragionare, no, non è stato un modo per spronarli, anche perché secondo me né Chiesa né De Ligt vanno spronati. Chiesa e De Ligt sono due che sanno cosa vuol dire indossare la maglia della Juve. Sono forse tra gli ultimi che devono imparare cosa vuol dire a indossare la maglia della Juve. Quindi secondo me non c'era nemmeno bisogno di spronarli. Ce n'erano tanti altri che andavano spronati, ce ne sono tanti altri che erano spronati, e forse Allegri qua davvero sta facendo questo discorso per entrare nella testa dei giocatori. Vedete quanto sta martellando Rabiot ultimamente? Quante volte lo tira in ballo? O quante volte tira in ballo Bentancur dicendo che certe cose non le può fare? Qui sta lavorando sui giocatori, qui sta lavorando sulle teste, qui sta veramente facendo capire a questi giocatori che ad oggi la maglia della Juventus la indossano, ma non ne hanno merito. Qui sì, è perché vanno spronati, perché serve una risposta in campo. Da De Ligt e da Chiesa invece, secondo me, non serviva risposta, anche perché sono veramente i giocatori dai quali dobbiamo ripartire. E che, come ormai vi sto dicendo da un po' di tempo, e come ieri ho detto nella live reaction, secondo me questa Juve non può prescindere da nessuno dei due. Poi a me fa sempre ridere sentire che Allegri non è bravo nella gestione dei giovani, perché io ho sempre pensato il contrario. Allegri è bravo perché i giovani li fa giocare quando li sente pronti. Non ha un problema a dire: no, tu non giochi perché sei troppo giovane, vai in campo quell'altro. Questa è una narrativa che è stata inventata su Allegri a caso. Però credo semplicemente che Chiesa ed Elite non siano quei due tipi di giovani. Non siano i giovani che hanno bisogno di aspettare per capire il momento giusto. E poi, come dice benissimo Allegri, Chiesa forse giovane non si può neanche più definire, perché ha 24-25 anni.
Quindi io credo che siano già immediatamente pronti questi. Non ci sia bisogno di lavorare su nient'altro. Piccola premessa perché era doverosa, dato che in tanti nei commenti mi avete espresso questa perplessità e secondo me era interessante andare a sviscerare un po' più nel profondo. Allegri, 6,5. Non mi fa impazzire la formazione iniziale, ma era turnover, lo sapevamo, l'aveva dichiarato anche un po' alla vigilia, quindi bisogna far giocare un po' tutti. Corregge il tiro nell'intervallo con due cambi secchi subito che vanno assolutamente a migliorare il discorso legato alla qualità tecnica della Juventus, perché la qualità tecnica del primo campo, ragazzi, del primo tempo, non del primo campo, stavo pensando al centrocampo, del primo tempo era qualcosa di imbarazzante. Traduco, se ci fossi stato io in campo, sarei stato a mio agio. Fossimo stati 10 più Toselli ieri, non notavate differenza nel tasso tecnico della Juventus. E io faccio schifo a giocare a calcio. C'ho due piedi che sono due roncole. Se prendi due ferri da stiro, roventa e me li attacca le caviglie. Ecco, mi hai creato. Quello di destra va leggermente meglio di quello di sinistra. Ma per il resto male male. Male male ieri, Tasso tecnico veramente di basso livello nel primo tempo. Poi con i cambi aggiusta il tiro. Questa è la prima partita ad Allegri. È la prima partita in assoluto in cui Allegri fa Massimiliano Allegri. E gli do 6,5. Dico questo perché è sempre bravo Allegri a tirarla con i cambi, a cambiarla con le riserve. E finalmente ieri abbiamo visto quello che volevamo. Finalmente sì. Poi potete dirmi, però abbiamo vinto solo con lo Spezia soffrendo. Va benissimo. È un risultato. Era quello che vi dicevo qualche giorno fa. In questo momento voglio risultati. E mi fa ancora strano perché mi sembra di vivere un mondo parallelo a quello reale, leggere ancora delle persone che mi dicono però abbiamo giocato male. Fermi tutti. Perché pensavate di giocare bene? E pensavate che nel giro di 2 giorni potesse cambiare tutto solo perché di là c'era lo Spezia? Però se vinciamo col Malmo 3-0 è però il Malmo? E se vinciamo con lo Spezia è però dobbiamo giocare bene? Questo è l'indice di non essere mai contenti, ragazzi. Di non essere mai soddisfatti. E io ve lo torno a dire, come vi ho detto quando abbiamo vinto la Coppa Italia, la Supercoppa con Pirlo. Godetevi queste serate, perché chissà quando torna alle vittorie. E ora ve lo devo dire in Serie A, godetevi queste serate in cui si vince anche con lo Spezia. Perché preferisco vincere con lo Spezia in maniera sudatissima, piuttosto che pareggiare con l'Udinese, perdere con l'Empoli, pareggiare con il Milan e perdere col Napoli. Non lo so, poi magari mi sbaglio. E quindi ora mi accontento, perché capisco che c'è una difficoltà incredibile. Incredibile nel portare a casa i 3 punti. Chiusa parentesi. Finalmente Szczęsny 6,5. 6,5 per Szczęsny perché fa una gran parata nel finale che ci fa portare a casa i 3 punti. Tra Milan e Spezia ci ha parzialmente ridato tutto quello che ci aveva tolto, Questo va sottolineato, assolutamente. Bonucci, 5,5. Il gol del 1-0 nasce da un suo lancio, per il resto non una grandissima partita di Bonucci, che va male nell'1 contro 1 per il gol del 2-1 dello Spezia, quindi una partita secondo me nella quale Bonucci è insufficiente e nella quale sì, siamo stati abbastanza dipendenti dai suoi lanci, ma niente di trascendentale. De Ligt 7 invece, perché risolve la partita, magari non era nemmeno, no, non era da 7, per il resto, ma il gol che fa, il gol del 3-2, il peso specifico di quel gol fa lievitare il voto. E devo essere coerente nel fare le pagelle, perché sapete che sto facendo un progetto che potete trovare su TP, il link è qui sotto in descrizione, in cui vado a inserire all'interno di alcuni file Excel tutto quello che accade nel mondo della Juventus, quindi non posso inquinare un'annata di statistiche con della rabbia inerente a una partita. Sto cercando di utilizzare lo stesso metodo di giudizio sempre, ok? Quindi, per forza di cose, Danilo e De Sciglio non posso premiarli con una sufficienza. De Sciglio perché è un fantasma, 5,5. Danilo perché non fa quello che di solito fa Danilo. Perché Danilo nell'uno contro uno di solito è un ottimo giocatore, ieri invece ha sofferto tantissimo Giasi. Quindi, insufficienza per entrambi. 6,5 Alessandro invece, che entra alla fine del primo tempo, all'inizio del secondo, e fa vedere di essere un altro giocatore rispetto a De Sciglio, e di questo sono contento perché finalmente Alessandro, ragazzi, Alessandro fino adesso ne ha fatto 0 partite in insufficienza, le prime 2 da compitino, poi si è svegliato, questa cosa che Allegri gli ha alzato il baricentro
e l'ha riportato alto, esterno, nel 3-5-2 in fase di impostazione, ha veramente regalato alla Juventus un altro Alessandro, simile al primo, e mi auguro che possa continuare così. Sono contento di questo. Figa se ci serviva un terzino sinistro di livello. Adesso arriva le note dolenti. Ieri ho fatto un video che si chiama Il declino della Juventus spiegato in 20 minuti. La risposta che davo, più semplice in assoluto, è legata al centrocampo. E credo che mi abbiano ascoltato i centrocampisti della Juventus, che abbiano visto quel video. Perché Bentancur davanti alla difesa, McKennie di fianco a Bentancur e Rabiot a concludere il centrocampo storto come esterno di sinistra, signori miei, ho invidiato il centrocampo dello Spezia. Ho invidiato il centrocampo dello Spezia. Bentancur mi ha fatto venire un nervoso che se l'avessi avuto lì davanti gli mangiavo la faccia. Quando giochi lì davanti alla difesa e non è il suo ruolo, l'ha detto Allegri, e l'ha detto Pirlo, e lo sa Bentancur, e l'ho detto io, e l'hai detto tu, l'abbiamo detto tutti, l'ha detto anche mia nonna, perché è evidente, ma quando ci giochi per necessità di turnover, non puoi sempre nasconderti dietro l'uomo, non puoi non andare mai a prendere il pallone, non puoi non essere in grado di stoppare un pallone, non puoi non essere in grado di verticalizzare, non puoi non essere in grado di passare, non puoi. I piedi ce li devi avere se giochi centrocampista titolare nella Juventus e nella nazionale dell'Uruguay. Non puoi non saper passare un pallone. Poi non ti chiedo il lancio di Pirlo millimetrico sulla corsa sui piedi del tuo compagno, ma il minimo indispensabile, cioè se la palla da dietro dei difensori si costruisce da dietro e si vuole passare per il centrocampo, tu non puoi scappare e nasconderti dietro i centrocampisti avversari. Non puoi. Perché non stai dando una valvola di sfogo all'azione, non stai dando continuità all'azione. Non puoi. Al di là del fatto che ha perso, credo, 200 palloni. 4,5. 4,5 a lui e 4,5 a McKennie. McKennie ha sbagliato ogni singola cosa ieri, ragazzi. Tutto ha sbagliato McKennie. Ditemi cosa ha fatto bene McKennie ieri. Ditemene una che ha fatto bene McKennie. E anche qua Allegri nel post partita, Bentancur e McKennie, li va a massacrare ai microfoni, dicendo che hanno perso troppi palloni, che non sono stati bravi. Questo, quando i giocatori non rendono, ci sta il dito nella piaga. Quando i giocatori devono rendere di più, ci sta a stuzzicarli. Chiesa d'Elite sono la nostra ancora di salvezza. McKennie male, Ragazzi, McKennie male. Ma male, ma anche in zona di rifinitura, che ha delle palle che si possono trasformare tutte in gol, malissimo. Rabiot dei tre è quello che ha giocato un pochino meglio e che fa anche l'assist per l'1-0 per il gol di Moise Kean, con un inserimento e una torre di testa. Però che fatica e che nervoso anche Rabiot, ragazzi. È quello che vi dicevo prima, deve essere coerente e cercare di dare sempre la stessa valutazione, ma io a Rabiot devo dare 5,5 e il voto è un mezzo punto in più perché ha fatto l'assist. Perché se no, ed è inutile che venite a dirmi, ma però secondo me Rabiot non ha fatto una brutta partita. Allora, intendiamoci, una bella partita la fanno i giocatori che alla fine della partita dici wow, questo sì che è un giocatore da Juventus. Perché se continuiamo a dire, ma però sai, secondo me Rabiot non ha fatto una brutta partita perché un paio di volte si è inserito, poi non gli è venuto, ha fatto che l'ha toccata e poi avrebbe potuto fare perché si poteva fare. No, iniziamo a valutare quello che si fa. Che si fa. Perché se no rimaniamo ancorati all'idea che, giustamente, Rabiot gioca in questo momento titolare nella Juventus perché è uno dei migliori centrocampisti della Rosa. Sì. Ma questo non significa che Rabiot sia forte, questo significa che il nostro reparto di centrocampo sia tremendamente scarso a livello tecnico. Perché se ci fossero dei centrocampisti idonei, normali, probabilmente più forti, Rabiot non lo gioca nel centrocampo della Juve. E non venitemi a dire, però nella Francia è una nazionale ed è diversa. E anche lì, tra l'altro, ha iniziato a fare l'esterno, neanche più il centrocampista. Perché se c'è qualcuno più tecnico, il centrocampo gioca lui. E ancora, se fosse il terzo di un centrocampo composto da altri giocatori che sono fortissimi, banalmente, Locatelli davanti alla difesa, l'esempio più classico del mondo, uno tra Pogba e Milinkovic-Savic a fare la mezzala e l'altro è Rabiot, ma va benissimo. Il problema
che Rabiot è il secondo più forte dopo Locatelli in questo momento. Capite che c'è una bella differenza, eh? Capite che è un problema, perché mi dice, oh, Pogba, Kanté e Rabiot, vabbè, Pogba e Kanté trascina la baracca, eh. Quindi non malissimo, ma nemmeno bene. Non spacciatemi la prestazione di Rabiot per una prestazione buona, contro lo Spezia. Non, veramente non ditemi questa cosa qua, perché tra impazzire. Locatelli entra 6 e mezzo, è il più grande merito che ha, è salvare il 3-1 sulla linea, ma anche cercare di dare un po' di geometria a una squadra che fino a quel momento era stata in due dimensioni. Locatelli aggiunge una dimensione, eh? Noi siamo piatti. Piatti. Cioè, forse una dimensione, forse siamo un puntino. Scegliete voi, siamo un punto o una linea. Scegliete voi. Locatelli dà la profondità. Ci rende una squadra che può provare a giocare a calcio. Poi ci salva anche il pallone sulla linea che ci avrebbe ucciso sul 3-1. 6 e mezzo. Poi, davanti, Chiesa. Allora, Chiesa, il titolo del video è Chiesa è un fenomeno. Perché il titolo del video è Chiesa è un fenomeno? Voglio fare un confronto con Dybala. E sapete benissimo che per me Dybala è un giocatore a cui voglio un bene dell'anima e sono contentissimo se rinnova, se rimane alla Juventus. Mi esalto a vederlo con la fascia di capitano perché una marea di motivi. Ma la cattiveria che ci mette Chiesa e la cattiveria che ci mette Dybala sono due cose diverse. L'approccio di Chiesa e l'approccio di Dybala sono due cose differenti. La mentalità di Chiesa e la mentalità di Dybala sono due cose differenti. Dybala è bellissimo da dire giocare, perché è uno spettacolo per gli occhi, ma non c'è niente che mi esalti di più in una partita di calcio di un giocatore che mi dimostra che è disposto a morire sul campo per la Juventus, che quella maglia la suda, che sa che cosa vuol dire indossare la maglia della Juve. E per dimostrarvi questo vi faccio vedere la clip, in ripetizione, del gol di Chiesa, per farvi capire che su 11 giocatori che erano in campo, in quel momento 10 hanno detto bene, è il momento di difendere, perché la palla ce l'ha lo Spezia. Uno, matto come un cavallo, che si chiama Federico Chiesa, ha detto no, sto paio di palle, sto perdendo con lo Spezia, quella palla lì, quello lì, verde, me lo vado a mangiare, lo divoro, lo metto in difficoltà. Perché se lo metto in difficoltà e lo presso, c'è caso che succeda qualcosa. Hai 2000 all'ora, in pressing, in uscita. Su una palla che era palesemente dello Spezia, a giocare da solo, contro tutti. Ditemi che non è un fenomeno. Ditemi che non è una mentalità da fenomeno. Al 70esimo, con le gambe che fanno Giacomo, e che dopo è costretto a uscire perché aveva male, stava giocando con un problema. Ditemi che questo non sa cosa vuol dire indossare la maglia alla Juve. Ditemi che questo non è un fenomeno. Poi la difficoltà di recuperare quel pallone, puntare la porta, scaricare su Alvaro Morata, che la lavora. Poi c'è un paciugo incredibile che annulla completamente gli schemi e con un tunnel ravvicinato nello spazio di millimetri e anche la forza di calciare in porta e segnare il gol del 2-2 che ci fa rimontare. Ditemi se non è una cosa da fenomeno. Ditemelo. Ditemi dove trovate un giocatore così cattivo come Federico Chiesa che dal nulla tira fuori un coniglio dal cilindro. Non esiste, eh? O almeno non ce ne ho in mente. Se ne avete altri in mente scrivete nei commenti che li compriamo. Mandiamo una mail alla Juventus. Egregio signor arriva bene, egregio signor Cherubini, egregio signor Nedved, egregio signor Agnelli, egregio signor Allegri, comprate Tizio, Caio, Sempronio, no, Caio ce l'abbiamo già, perché questi sono come Federico Chiesa. 8. Fenomenale. Dybala, 6. Perché secondo me Dybala ha fatto una partita in cui ci ha provato. C'è stato un momento in cui ci provava, ma per Dybala ieri era predicare nel deserto da solo. Perché a centrocampo, l'abbiamo detto, se ci andiamo io, tu che stai guardando, e un tuo amico a caso, a fare Bentancur a B. McKennie, facciamo quasi la stessa cosa. Lascio solo a Rabiot l'assist, se volete. Quindi trovati un amico alto nel caso, che possa fare lo stesso taglio, la stessa sponda. Poi è facile dire, però sai Dybala. Però Dybala ha tirato in porta ieri, eh. Poi, se non è entrato è un altro discorso. Infatti è un 6, non sto dicendo 3, perché sto già vedendo delle crociate. Questo vuole, qui e là. Allora, queste sono antipatie nei confronti di Dybala, semplicemente. Non fa la differenza con lo Spezia, però se avesse fatto gol, era lo Spezia. Il giochino, no? Sembrate dei politici ogni tanto, più che dei tifosi.
il voler per forza tirare acqua al vostro mulino, perché si difende un'idea, un pregiudizio, un preconcetto, non quello che si vede in campo. Tremendo, veramente tremendo. Gente che sta ancora sperando che Allegri perda per farlo esonerare, che forse non è chiaro che Allegri sta lì, e l'ho detto anche ieri sera, probabilmente c'erano gli estremi e i numeri per un esonero, ma non può essere questo il caso. E poi sinceramente, se ancora dopo 3 anni come abbiamo vissuto, Allegri, Sarri, Pirlo, Allegri, 4, questo è il quarto, in cui le cose vanno male e continuiamo a pensare che la colpa sia sempre solo di un singolo, sempre solo dell'allenatore, campa cavallo che l'erba cresce, iniziamo a dare le colpe a chi scende in campo e chi la maglia della Juventus non la va a onorare. E invece diamo i riconoscimenti a chi la maglia della Juventus la suda con ogni singola goccia di sudore, che magari è quello il problema, non l'allenatore, sempre allenatore il problema. Poi ci sono dei giocatori che non si sanno passare la palla a 5 cm uno dall'altro, o che non sanno stoppare, o che non sanno andare in verticale, o che non ci credono, che non hanno voglia di crederci. Però il problema è l'allenatore, ricordatevelo, così ne cambiamo un altro, e il prossimo gli diamo un altro mese, perché Allegri qua da un mese, e non va già bene. Tremendi. Ken, 6,5. 6,5 per il gol, perché non fa tanto altro, ma a Ken, ragazzi, è un discorso a parte, ribadisco, è sempre pur l'ultimo arrivato. Trova il gol dell'1-0, non gioca particolarmente con la squadra, un po' il discorso di Rabiot, c'è un mezzo voto in più per quello che è stato il gol, forse anche qualcosa di più di un mezzo voto in più, però per il resto della partita non è stato tanta roba, ecco, diciamo così. 6 a Morata, perché entra e comunque ci mette il suo, lo sbatti, anche un po' di grinta, c'è stata un po' di grinta da parte di Morata. Voglio premiare però Federico Bernardeschi, davvero bisogna dargli un premio, 6,5, perché entra con la mentalità giusta, ed è questo che vi dico. Puoi essere scarso come me o più scarso di me, non me ne frega niente, ma se tu mi dimostri che sei nei binari mentali giusti, che entri in campo con la voglia di portare a casa la partita, anche a costo di perdere un po' di tempo, sì, sei un figlio di puttana, ma stai giocando a pallone, gli altri non lo fanno, quando giocano contro noi vincono, non lo fanno sempre. Non so se vi ricordate il Porto, il Lione, tante altre partite, quanto nervoso, l'amaro da mandar giù, il rospo da mandare giù. Eppure sono passati loro, non è che adesso stia dicendo però loro sono passati perché sono stati per terra. Noi abbiamo vinto perché sono stati per terra? Dite così, non c'è problema, portiamo a casa i 3 punti. O che vanno dalla bandierina e prendono il calcio d'angolo all'ultimo secondo. Oh, per giocare a pallone bisogna essere figli di puttana anche, se in quel momento non hai le energie per essere determinante in campo. 6,5 Federico Bernardeschi. Una statistica di chiusura, che troverete anche comunque nel file di TP, è che questa è in assoluto la Juventus più giovane schierata da Allegri fino ad oggi, nell'Allegri Bis, nelle 6 partite. Età media 27,55. E si può fare ancora di meglio. Per dire, io ieri avrei dato un'opportunità a Federico Pellegrini. A Luca Pellegrini, non so neanche il mio nome. A Luca Pellegrini. Perché aveva ben impressionato secondo me col Napoli, e ieri era la partita giusta per fargli fare qualche minuto, piuttosto che De Sciglio, che è un giocatore in scadenza di contratto, e sul quale io spero che la Juventus non punti più particolarmente. Poi classe 92, ve lo dice un classe 92, quindi un vecchiaccio maledetto. Invece Pellegrini ha ancora delle carte da giocarsi, una crescita da fare, e poteva essere la sua opportunità. Questa è una piccola punta, niente di eccezionale, però si può andare in quella direzione, si può fare ancora meglio. Poi magari torniamo al discorso che facevamo all'inizio, che Allegri è bravo nella gestione dei giovani e che non pensa ancora che Pellegrini sia pronto per fare così tante partite ravvicinate. Io questo non lo posso sapere, perché non vedi i giocatori tutti i giorni, non seguo gli allenamenti, e molte volte il tifoso si dimentica di questa cosa, che noi non siamo immersi nella Juventus a 360 gradi e 365 giorni all'anno, però come sempre pensiamo di saperne più degli altri.